campo d'estaccio, c'hai tanta gloria, nessuna squadra. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Ubaldo, buongiorno Gabriele, buongiorno e buon appetito a tutti, eh. Buongiorno Mimmo, ben trovato. Buongiorno, ciao Mimmo. Buongiorno. Come state? Molto bene, Mimmo. Che te vi è in mente a te? Siete un po' così preoccupati perché Tavecchio si è dimesso? Oppure... questo ci ha un po', diciamo così, destabilizzato. Mi frega il giusto, sì, diciamo così. Va bene, dai. Chi ci metti? Chi ci metti? Adesso ci penseranno loro, Ubaldo. Hanno fatto tutto loro, hanno disfano tutto loro e poi rimetteranno insieme i gocci, vedrai. Ma è una vicenda che fa molto ridere questa, comunque. Però adesso ci interessa il giusto, semmai l'analizzeremo più tardi o domani quando verrà a voi. Adesso c'è da parlare della vittoria della Roma di sabato. No, ma la domanda più o meno a sto punto è: e mo? Ma e mo riferimento a Tavecchio o alla Roma? Riccardo? No, sì, a Tavecchio mi. Ah, e mo c'è da pensare all'Atletico Madrid, perché occorre prendere la qualificazione agli ottavi. Perché ci stai lì, stai un passo e devi portare a casa pure questo risultato. La squadra al derby ti ha confermato che è una squadra forte, molto forte. Insomma, si è creato un gruppo che veramente... Mimmo, perdonami, è una squadra molto forte perché ha battuto una squadra forte o perché ha superato un evento che tutti sappiamo essere difficile? No, è una squadra molto forte perché te lo dimostra sul campo di essere molto forte. Continua a mettere in fila una dietro l'altra delle prestazioni importanti proprio sul piano del gioco, di come sta in campo, di come interpreta la partita. È soltanto una squadra forte, una squadra molto forte fa queste cose. Guardate che adesso mi rivolgo un pochino di più al cattedratico perché ci dà sempre degli insegnamenti. La partita contro la Lazio da un punto di vista tattico non è stata semplice, anche perché nel secondo tempo Simone Inzaghi ha confermato di essere un bravo allenatore, uno che in campo le sa vedere le partite, le sa cambiare, e ha messo dentro un paio di situazioni, soprattutto mettendo Lukaku, ha cercato di mettere in campo delle trappole per la Roma. A quel punto, di forzare su quel lato soprattutto. Esattamente, cioè ha cambiato un pochino la squadra, si è messo 3-4-1-2. A quel punto cosa è successo? Che da quest'altra parte c'è un allenatore bravo che si chiama Sergio Di Francesco, che ha subito capito che piega stava prendendo la partita e ha cambiato anche lui, si è messo una difesa a 3 o forse a 5, Ubaldo tu correggimi, sì. E ha saputo arginare in qualche modo la controffensiva della Lazio, che non aveva più niente da perdere e giocava in una maniera un pochino più spregiudicata. Quindi voglio dire, è stata una partita difficile che la Roma è riuscita a portare a casa con grande merito. Io devo dire una cosa, Riccardo. Nella passata stagione, quando la Roma ha perso malamente i derby, è stata eliminata dalla Lazio in Coppa Italia, io credo che nessuno possa ridire niente, perlomeno in questo nostro spazio. Abbiamo sempre detto complimenti alla Lazio, la Roma ha giocato male, la Lazio è stata più brava, perché Simone Inzaghi ha incartato la partita a Spalletti. Quante volte l'abbiamo detta questa cosa? Sì. Non abbiamo mai pensato di dire no, però de sotto e sopra. Allora io vorrei dire che per quanto riguarda la squadra della Lazio, ovviamente ha parlato forse soltanto Simone Inzaghi, ha detto alcune cose anche comprensibili dal suo punto di vista, no? Un allenatore cerca di difendere quello che è il suo lavoro, la squadra non ha parlato e ti devo dire la verità, anche io non ho sentito dei tifosi che si sono appellati a questo e a quello, però mi fa effetto sentire che coloro che fanno comunicazione sono molto legati alla Lazio, cercano di, come ti posso dire, minimizzare questo successo della Roma, e questo io credo che non aiuti un pochino il processo di crescita in questa città, perché non può essere che la Roma ha vinto soltanto perché a Cattavalle non ridavano la palla, quella è una cosa veramente ridicola, molto, molto divertente se vogliamo nella sua tristezza. La Roma ha vinto la partita perché l'ha giocata meglio della Lazio, insomma, quando la Lazio l'aveva giocata meglio della Roma, tutti qui, tanto di cappello la Lazio che aveva giocato meglio, sabato sera la partita l'ha giocata meglio la Roma e l'ha vinta la Roma, meritatamente, su questo non ci deve essere il minimo dubbio, e devo dire che a me dispiace un pochino che si faccia sempre una analisi parziale a secondo di quello che c'hai tu nel cuore, no? Puoi averci questo o quell'altra squadra e giudichi le cose per quelle che sono. La vittoria della Roma è stata oggettivamente meritata, non credo che si possa discutere su questo. Se poi qualcuno vuole discutere è perché evidentemente gli fa comodo questo. Adesso è ripartito il ritornello riguardo a Nainggolan, cioè Nainggolan non stava bene, ma che c'entra Nainggolan? Ma eventualmente parlo ai comunicatori che si rivolgono ai tifosi della Lazio, siate più sinceri anche con la gente alla quale vi rivolgete, parlate chiaro e non cercate sempre di trovare delle scuse, non pensate sempre che sia per colpa di questo o di quell'altro, può essere che è sempre colpa dell'arbitro quando la Lazio perde un derby, io non credo che
insomma, adesso che cosa si può recriminare? C'è la VAR, il VAR, chiamatela come vi pare, era calcio di rigore per la Roma, l'ha detto anche il VAR, era calcio di rigore per la Lazio, l'ha detto anche il VAR, quindi di che cosa stiamo parlando? Se noi continuiamo a pensare a queste cose, probabilmente non cresciamo mai tutti insieme, però tu dici, Riccardo, a me che me frega te cresce, io intanto mi godo la vittoria nel derby, tu hai ragione, anch'io me la prendo, è il primo scontro diretto di un certo tipo che tu vai a vincere. Guarda la classifica, ieri sera vedevo, come credo anche abbiate fatto voi, no? Perché come fai a non vedere Inter-Atalanta, Gabriele? In qualche modo cerchi di sapere, cerchi di vedere. Scarso quello lì davanti, eh? Sì, quello davanti è molto scarso, una pantera, non so come definirlo, ma insomma. Però tu prova, adesso non voglio fare un ragionamento brutto, perché io non so per fare ragionamenti brutti, ma tu gliele vigardi all'Inter, è un'altra squadra, Cioè completamente un'altra squadra. Però ti dico anche un'altra cosa. Hai presente Roma Inter? Ricca, io non ce la faccio a mandarla giù. Lo so, perché non fai i conti con quella partita. Continuerò per tutta la stagione a pensare a quella partita. Io non la voglio vincere quella partita. Non la voglio vincere, perché non mi merito di vincere. Voglio pian pareggio. Voglio pian pareggio. Ne levo due all'Inter, ne più uno. Cioè, praticamente, scusate. Se leggi la classifica, Gabriele, come se ne levo Mimmo, due all'Inter. Anche... Se ne levo due all'Inter, se no a Roma ce n'è uno in più? Come gliene levi due? Perché no, il pareggio ti sei preso? Chiaramente esatto, non voglio vincere, voglio piammer il pareggio. Inter 31, Roma 31. Però con Napoli una gara in meno. Sta? Napoli quanto sta? 35. La Roma quante partite c'ha? Una in meno rispetto una alle altre. Ricca, che me dici? No, assolutamente. Ma io per capire bene, e forse definitivamente devo. Allora, l'altra sera succede la stessa cosa, perché l'arbitro non lo dà il rigore inizialmente, ma interviene quello della la VAR. Sì. La VAR, la tecnologia. Quell'altra partita invece l'arbitro chiede alla VAR che devo fare, che faccio, e il VAR gli dice no, vai tranquillo perché abbiamo visto noi tutto a posto. Esatto. Allora forse non era ancora, diciamo così, messo a punto l'arbitro VAR l'altra sera? No. Tu, Gabriele, glielo vuoi dire? Era lo stesso arbitro di Roma Inter. No. Irrati. No, però era l'arbitro centrale. Aspetta, il VAR era l'arbitro di Roma Inter. Sì. Esatto, esattamente. No, ma sono coincidenze, nel senso, e poi prima o poi ricapitano tutti. C'è stato Calvarese che ha fatto due volte di seguito il VAR della partita della Roma, quindi è capitato anche che Orsato fosse il VAR di Roma Inter, doveva essere l'arbitro di Sampdoria a Roma, ve lo ricordate, no? Poi la partita non si è giocata, quindi sono cose che possono capitare nelle coincidenze, nelle statistiche, nelle casualità. Però insomma, vogliamo dire una cosa, il fallo di Manolas di braccio era rigore, Riccardo, sì, cioè, sì, non era bisogno, manco io appena ho rivisto, ho detto ma a Cristiana, ho detto VAR e rigore, certo. Esattamente, fa una stupidità, ma anche i giocatori, tu guarda la faccia di De Rossi, nel momento in cui inquadrano lì, insomma, quello che stava accadendo in campo. Però hai talmente tanto ragione che succede il contrario anche al primo rigore, dove credo che Parolo è il primo a dire ma porca miseria, ma che fallo hai fatto? E questi continuano a dire ma non si è visto, No, ma non ecco perché io ti dico, cerchiamo un pochino, no? Di vedere le cose come stanno, senza trovare sempre delle giustificazioni. Ti ripeto, io non ho sentito da parte della squadra della Lazio lamentele o cose di questo genere, ma anche da parte di tifosi non sento tutte queste, le sento da chi fa comunicazione. Sì, sì. Questo un pochettino mi dispiace, però tu hai nominato Parolo. Guardate che Parolo nel secondo tempo fa un fallo molto simile a quello di Manolas, con il fallo di mano. Però lì non ne parla nessuno, lì la VAR non si vede. Guarda, lì questa mattina ne abbiamo parlato con Bergonzi. Lo vedi, dimmi un po'. E lui mi ha detto che tutto sommato Rocchi ha fatto bene a lasciar proseguire, perché è un fallo involontario. È un fallo involontario. Si fa presto. No, ma dove sta la volontarietà, l'involontarietà? Cioè, deve andare a cercare il colpo. Tipo Manolas va a cercare il colpo di spalla per metterla fuori, e purtroppo la prende con l'avambraccio. Mimmo, un'altra domanda da farti. Dimmi, supponiamo che invece di avere due. Però parliamo della vittoria della Roma, siamo sempre a parlare della Roma. Certo. Supponiamo che invece di avere due figli femmine, gli avessi avuto un figlio maschio. Sì, l'avresti chiamato Roma. L'avrei chiamato Roma. Mi diventa raccattapalle. Secondo te che io gli dico sì, bello di papà? No, vabbè, però adesso tu però a casa il pallone. Si sta, ma vince. No, bugalo. No, però vieni subito a casa. Aspetta. Questi sono degli insegnamenti che non devono passare. Nel senso che ci possa anche una raccattapalle.
perda un pochino tempo, no? Voglio dire, tutto il mondo è paese. Amico, ricordi quando era a Cattapalla da non calciare il pallone, era Goddi Savoldi, una cosa del genere? Sì, come no? Ad Ascoli. Ad Ascoli. Bravo, bravo, bravo. Ad Ascoli, la Cattapalla si mise praticamente dietro la porta, con la stanetta stacca dietro la porta. Oppure recentemente la partita di Panama per le qualificazioni mondiali di Russia 2018, c'era il forcing della squadra avversaria, adesso francamente mi sfugge un attimo, è arrivato la Cattapalla e ha preso la palla, ha mandato in curva perché uno stava per battere il fallo laterale, però la storia del calcio è appena di la Cattapalla, però appellarsi sottile ma proprio il calcio è pieno la storia del calcio è piena di la Cattapalla ma registri questa aspetta, però ti volevo dire una cosa, che dire che questo è successo mi sembra francamente, l'ho detto, molto ridicolo, però ognuno pensa quello che vuole. Io mi prendo la prestazione della Roma, sì. Mi prendo una prestazione della Roma che, parlando adesso in maniera un pochino più calcistica al 100%, io non so a livelli di Ubaldo Righetti, però io ho notato che alcuni giocatori della Lazio che io temevo, nel senso come no, l'avevamo nominati Milinkovic, Luis Alberto soprattutto, Ciro Immobile non stava benino e quindi si è visto, però diciamo che la fase difensiva è stata brava complessivamente. La Roma è riuscita ad annientare Luis Alberto, che è la fonte del gioco offensivo della Lazio. Sì. Milinkovic e Savic è stato portato, Ubaldo tu correggimi sempre, a giocare spesso e volentieri in una posizione di campo che non era esattamente quella più adatta a lui. Sì, non faceva danni lì, anche se entrava in possesso palla. Esattamente. La Roma ha vinto la partita perché l'ha giocata meglio dal punto di vista tecnico, l'ha giocata meglio dal punto di vista tattico e ha saputo interpretarli a meglio. Allora, noi siamo qui ad elogiare lo sviluppo dell'azione del gol di Nainggolan, no? Con la palla recuperata, il pressing di tutti e tre gli attaccanti prima che Perotti recuperasse la palla, il movimento di Florenzi ad aprire la difesa per il tiro di Nainggolan. Quelle sono tutte cose che non te vengono per caso. Non ti vengono per caso, nel senso che la tua abilità sta anche in quello, nel far vedere quelle cose lì, nell'applicarle in un certo momento della partita. Ma la cosa che a me insomma è piaciuta un pochino di più è l'attenzione nella fase di non possesso, perché quando tu sai quello che devi fare, quando la palla ce l'hanno gli altri devi c'è sempre un pochino, Ubaldo, la preoccupazione di capire come ti devi muovere, in che tempi muoverti o arginare diciamo l'offensiva avversaria. Mi raccontate per favore le parate determinanti di Alisson? No, nemmeno una. Primo tempo Alisson proprio inoperoso. Alisson è ai limiti dell'NG, un'altra volta, insomma, queste sono le cose che a me piacciono di più, perché è una squadra che continua ad avere una grande presenza in campo, che continua a subire poco nella fase difensiva, sento la musica, è una squadra che ma che sta a fare i giochetti? Io sento che è Riccardo che sta impazzendo, non capisco il motivo. No, ho fatto una cosa, vabbè. Guarda, ne approfittiamo per fermarti un secondo, va no, bene? No, però ricordatemi però di una cosa, 6 partite, poi dopo se non me la perdo, vai. Sì. Va bene. Vai. Mimmo, stavamo dicendo le 6 partite. Mimmo? Mimos! Mimos! Eccolo! Te pensavi che erano 4-5? Ero andato un attimo a prendere un goccio d'acqua. Vabbè, eri andato a raccattare il pallone, Amida, che monno e monno. Il calcio è pieno di raccattapalle. Il mondo è pieno di raccattapalle, ma che stai scherzando? No, vi volevo le 6 partite stavamo dicendo. Le 6 partite, tu lo sai che tra campionato e coppa e la Roma l'altra sera ha vinto la stessa partita di fila, sì, giusto? Sì, però la Lazio ne aveva fatte 10, Mimmo. Sì, ma fammi parlare, okay. Però, cioè, stiamo a parlare da Roma, dai, Gabriele, non mi tarpare le ali. Hai ragione, allora, scusami. C'è una caratteristica di queste 6 vittorie, 5 in campionato e 1 di Champions League, ok? Sì. È che non ha mai segnato Dzeko. No, Riccardo, sembra che sto di nazionale, ma in realtà, la verità. Dico spesso tante stronzate. Però ti ricordi quando un mesetto fa circa, se non segna Dzeko non segna nessuno, la Roma è Dzeko dipendente, è lì davanti però se non c'è lui eccetera eccetera. Allora Dzeko nelle ultime 6 partite non ha segnato, la Roma l'ha vinta tutte e 6. Questo primo vuol dire che la Roma è Ubaldo, non è Dzeko dipendente, ma sì, questo sì. Vuol dire che c'è una squadra
sì, che gioca intorno a Dzeko, e c'è Dzeko che gioca per la squadra. Perché? Vado a spiegarmi. Se io so Dzeko che l'anno scorso faccio 39 come stagione, giusto Gabriele? Sì. Ed è un mese che non segno. L'ultima volta lui ha segnato a casa del Chelsea, 18 ottobre. Ve lo ricordate? Voi dovreste ricordarvi due cose di Dzeko, ok? Io so Dzeko, faccio 39 l'anno scorso, so 5, 1, 2, 3, 4, 5 partite che non faccio, con me verrebbe voglia, no? D'essere un pochino, come posso dire, egoista, no Baldo? Tu quanti ne hai conosciute quelli che stavano lì, mi frega niente, là ti devo fare go perché eccetera eccetera. Benissimo, invece no. Dzeko continua a giocare per la squadra e l'ha dimostrato anche l'altra sera facendo, e come poi un po' di fatica per non Mimmo ha costretto il portiere avversario, che io sinceramente non so com'è coi piedi, a buttarla tutte le volte in fallo laterale. Ma un giocatore così, un attaccante così non è un grande attaccante, anche se non segna, perché se noi misuriamo soltanto la bravura di un attaccante rispetto ai gol, allora mi dovete dare tutto quello che non mi avete dato l'anno scorso, quando questo ha fatto 39 che mi contiamata di Ken Pippone. Allora io ti dico che Dzeko è un grande attaccante, te lo dico adesso, perché sono 6 partite che non segna e la Roma 6 partite che vince, perché vince anche attraverso lo sviluppo del sacrificio del gioco, chiamiamolo così, di Dzeko. Ubaldo, sto dicendo un'eresia oppure le cose stanno in questa maniera? No, ma poi ok, perfetto, è importante vedere anche la sua felicità. Perfetto, è quello che succede poi dopo i gol in un derby. francamente una cosa che sempre, anche se c'è un passaggio nelle dichiarazioni, Mimmo, da parte di Eusebio Di Francesco, no? Qualcuno credo che abbia domandato il fatto di Dzeko, no? Però lui giustamente, che sottolinea, come stai sottolineando te, come stiamo facendo noi, l'importanza di questo giocatore, dice: in alcune situazioni di gara, una volta che riconquistiamo palla, dovremmo essere, e c'è la possibilità di essere più veloci e giocare in verticalizzazione, perché lui è rapido, Mimmo, nel dettare subito il passaggio, andare a trovare la posizione e farsi dalla palla. Benissimo. Io ti dico una cosa, però tutto questo significa che la Roma gioca di squadra, che anche se non segna il centravanti che l'anno scorso ha fatto 39 gol, vuol dire che la squadra c'ha uno sviluppo diverso rispetto a quelli che potevano essere i canoni fino alla passata stagione. Io, fatemela dire, io ho un'impressione, analizzando quello che succedeva l'anno scorso e quello che sta succedendo adesso. Riccardo, non voglio avere il conforto, però ragioniamoci insieme. Io ho l'impressione che lo scorso anno la Roma vinceva, era quasi sempre merito di Spalletti. Perché Spalletti qui, Spalletti là. Io penso che quest'anno vince la Roma, cioè vince la Roma di Di Francesco, la Roma di Dzeko che non segna, la Roma di Nainggolan, la Roma di Perotti. Io mi ero preso Perotti, ve lo ricordate, come uomo derby? E io devo dire la verità, Perotti è un giocatore che... Noi sappiamo anche come è stato però ricostruito sto giocatore, Emmi? Assolutamente. Lo sai anche tu? So che era uno che non aveva praticamente più fiducia in se stesso. Che era stato no, ma c'è un nome e un cognome nella rinascita. LS? No. È G? RR. RR, proprio lui. No. Ruggero Rizzitelli. Ma lo sai che gli ha detto a fine partita? Ma lo sai che gli ha detto a fine partita? Che gli ha detto? Beh, dai, su, Dzeko, ti ho stimolato, no? Ti ho tirato su, ti ho chiesto che volevo più gol da te. Comunque, l'ha presa bene, però. Ammazza, l'ha presa benissimo, però. Rizzitelli ha fatto tanti topi con Baldo. Io non lo so che fate merendina lì, perché non lo so quello che succede. Però, insomma, vogliamo dire qualcosa. Sono chiuso in una stanza ad analizzare. Ma Mimmo, forse si vestono troppo eleganti. Sembrava, non so, la prima comunione di Ubaldo. Ma che cavolo parlate voi di vestire? Guarda che sono incredibile. Ragazzi, però per dire una cosa, Ubaldo non spende una lira per quell'ultimo. Ubaldo è tutto, a vela. Bisogna pure sapessi fare regalare le cose. Ubaldo in questo è maestro, Riccardo. È uno che mangia e paga. Non gioca a nascondino, io quello che ho mi metto. Quello che te danno te metti, perché se non lo metti poi non te danno più niente. Ma questo è un altro discorso, ok? La Roma è una squadra forte, si può dire questo, cioè lo dimostrano pure i numeri in campionato, nel senso che la classifica ha preso una certa piega. L'allenatore ha il rispetto di tutti, i giocatori seguono quello che dice l'allenatore, i giocatori danno tanto. Mi viene da ridere ricordando a tutte le chiacchiere che abbiamo fatto
in avvio di stagione, ad esempio riguardo la posizione di Nainggolan, no? Te lo ricordi, Riccardo? Sì. Ah, perché Di Francesco sta rovinando Nainggolan perché non ne impiega più da trequartista. Perfetto. Alzi la mano chi adesso si sente dire che Nainggolan non sta facendo un grande campionato. Ma come no? No, ma è la faciloneria a me non mi piace. Non mi piace la faciloneria. Quelli che ragionano a seconda di come va il vento. Uno cerca di dire delle cose, poi magari può cambiare opinione se è il caso di cambiarla, però insomma qui siamo sempre per tornare all'antico, che erano stati fatti dei ragionamenti su questa Roma un po' troppo affrettati, sempre ricordando una cosa che io cercavo di dire: non la fate, cioè non fate paragoni con la Roma del passato, perché quella era una squadra, questa è tutta un'altra cosa, questa è una squadra diversa, una squadra che ha più cose dentro di sé, che magari nemmeno di quelle che aveva lo scorso anno, e quella squadra lo scorso anno non aveva tante cose di quella che invece ha questa squadra qui attuale. Sono due cose completamente diverse. Io ti dico che questa è una squadra forte, te l'ho detto prima e te lo ribadisco, anche perché allora io invito tutti ad andare a rivedere, qualora voi ovviamente ne abbiate la possibilità, le esultanze finali, ok? Sì. Allora, perché poi io, Riccardo, diciamo, io da vedere i particolari non mi sfugge niente, ok? Perfetto. Sono andato a rispicciarmi gli abbracci, pensa Riccardo come sono fatto gli abbracci a fine partita, c'è presente De Rossi? No, aspetta, no, aspetta, fammi parlare. Tu sei quello che momenti lo stridola in un abbraccio? Gonalons. Bravissimo Riccardo, bravissimo, bravissimo Riccardo. Gonalons, cioè Gonalon, sapete che è quello che ogni tanto manda De Rossi in panchina? No, cioè Ubaldo, è così, cioè, no, ho visto anche l'abbraccio a Eusebio Di Francesco. Vabbè, quello però. Io avrei proprio pagato per sapere. Per sapere quello proprio. Che gli ha detto a orecchio. O vuoi sapere? Ma dimmi un po', mi. Quanto no, adesso no, sei forte. No. Lo sai che. Oh, adesso senza, faccio della pubblicità in diretta, però. Neanche tante dette. Ubaldo mi capisce più tutti. Ieri stava a Piazza Delice a mangiare il capitano da Roma, Ah sì? Ha scelto un localino niente male, Ma lì abbiamo dato io Ubaldo, lo so. A quello nostro, esattamente. PL esatto, sì, con la famiglia, con la moglie. Beh, credo che lui ci va a piedi lì. Beh, esatto, sì. Però detto questo, insomma, cioè, il gruppo c'è. Io impazzisco quando vedo che la Roma segna un gol, vanno sotto la curva, arrivano tutti, Gabriele, arrivano tutti dalla panchina, tutti. Castan, Emerson, tutti arrivano tutti. Cioè, Ricca, cioè lì non è una cosa studiata, cioè lì o ce l'hai o non ce l'hai, non sì, è che potete, sì, dai, sì. Via, andate. E questo ti dà un po' la misura di quanto sia il gruppo. La Roma c'è un gruppo vero. Io non dico che altre squadre non ce l'hanno, però a Roma c'è un gruppo vero, indipendentemente dalla cena, le cose, queste sono cose che non c'entrano niente, non mi interessano. Aiutano però, Mimmo, te lo dico. Sì, però io lo vedo in campo, Ubaldo. Lo so. Io vedo in campo che la squadra è coesa, si dice così, Gabriele? Coesa, Mimmo. Coesa, sì. O coesa? Coesa. No, coesa. È coesa. E quindi va bene così. Ho apprezzato molto, correggetemi se sbaglio, mi rivolgo soprattutto a te, Gabriele, e alla redazione. Che Pallotta ha detto qualcosa? Grazie a Dio pare di no. Lo sai, sottolineo pure io. Grazie a Dio. C'ho una paura, mi. Più sta zitto e meglio. Sì. So che siamo registrati tutti dal grande fratello di Trigoria, però monitorati, dici? No, proprio registrati, certo, lo sai pure bene te. Però io non sto parlando male del presidente. Ti sta piacendo come comunica la squadra, Mimmo, dopo il dopo partita? Sì, lui? No. La squadra, allora, la squadra, i giocatori. No, mi è piaciuto moltissimo, sembra quasi che. Cioè, io mi immagino questa scena, no? Allora, spogliatoio, doccia, tutti si riversano, si mettono loro di divisa, no? Giacca, cravatta, e mi immagino sulla porta di Francesco che, come il maestro quando suonava la campanella che uscivano i bambini, no? Dalla scuola elementare, tu sei piccolo e fa: oh, mi raccomando, a casa fate i compiti, fate i bravi e non rispondete male a mamma e papà, dicevano così i vecchi maestri. Io mi immagino adesso di Francesco che se mette solo e fa: oh, fate gli stronzi in conferenza stampa, cominciate a volare la fantasia, sì, non parlate del scudetto, io mi immagino così, perché allora Riccardo, io l'altra sera, stai rivedendo le interviste nel post partita dove c'era presente anche il professore Righetti, sai che mi ha stupito, che non l'avevo mai seguito sotto questo aspetto, Alisson. Sì? Oh, ma Alisson è impressionante,
Cioè, allora, ti devo dire una cosa. Tu, meglio di chiunque altro, sai che ci sono in Brasile due tipi di brasiliani, no? Sì. Ok, quelli del nord e quelli del sud, che hanno un atteggiamento un pochino diverso anche, no? Sì, 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 proprio anche... Sì. Carioca, quelli di Rio, quelli di quella zona lì, e quelli magari che stanno un pochino più a sud, che hanno un altro tipo di personalità. Faccio l'esempio: Falcão e Toninho Cerezo, erano due brasiliani completamente diversi, no? Certo. Uno molto razionale. Uno Mineiro e uno Gaúcho. Bravi, bravi, mai capito. Alisson, ragazzi, sembra. È Gaúcho, infatti. Sembra, come te posso dire, l'identikit del bravo giocatore, quello perfetto. Andatevela a sentire. Ma guarda, quella giocata a fine partita? No. Ma che brada! Ma che brada! Ha chiamato così. Ha giocato ancora una volta Gerson, hai visto, Riccardo? No, ma poi, aspetta, a me, in un momento che sul 2-1 un pochino de coccolone a me cioè, a te ti prende il coccolone? No, stavolta brutto. Stavolta brutto, no. E poi quando ha dato 6 minuti di recupero gli ha preso il coccolone. Io dico, dai, è un derby, come fai a non piattare il coccolone? Dai. E quindi lui ci crede proprio, cioè lui gli crede. Perché l'esultanza di Perez sull'entrata scivolata? Quello è un po' brasiliano che viene dal calcio a 5. Io mi ricordo Marquinhos la prima volta, fece Marquinhos con la S finale, no? Quell'altro Marquinhos. Nel calcio a 5 lo facevano anche molto, questa cosa. Bravo, anche i brasiliani lo fanno, soprattutto loro, no? Questa cosa. Non credo che in altre parti del mondo si facciano cose. Però va bene, però ti dà la misura un pochino di quello che è il gruppo, no? Quanto ci stanno tutti con la concentrazione per portare a casa il risultato, insomma, questa è una squadra forte, ok? Però punto e andiamo avanti, perché sennò siamo ancora a passare derby, siamo ancora. No, allora, c'è da giocare la partita di Champions, c'è da andare a casa del Genoa e continuare ancora a portare avanti un certo tipo di discorso, no? Dimmi te, Riccardo. No, io c'ho una domanda, mi. Dica, il dica. Calcio è pieno di raccattapalle. A me sta cosa mi fa sentire male. Te posso dire una cosa? Ma cazzo te ridi così tanto? No, perché non è una stronzata, fa ridere. Il calcio è pieno di raccattapalle, perché c'è poi scrive un mondo dietro. Ma questa è una cosa raffinata che capiamo. Bravo, un po', bravo. Dai, però, bravo, è da nicchia, bravo, è da nicchia, certo, è da nicchia, e va bene, va bene. È da nicchia, sì. Senti, domani non si azzardamo testa con all'Atletico Madrid? Ma assolutamente sì, cioè, dimenticato tutto, hai visto, lì c'era il mezzo di Francesco che fuori da porta, e detto, mi raccomando, non cominciate a dire. Andavano tutti le televisioni, tutti a dire no, però noi dobbiamo, tutti, non ce n'è stato uno Atletico, che abbia detto Atletico, no, però. Atletico. Tutto così. Monci, come avete visto? Atletico pure lui. Il capitano, quello che ha in maiuscola, Atletico pure lui. Mannaggia, che belle cose. Vabbè, dai, è stato un sabato così, stadio bello, fotografia bella, grande applausi all'inizio, Riccardo, bisogna dirlo, da parte di tutto lo stadio, all'immagine di Gabriele Sandri in curva nord, e lì c'era soltanto da applaudire. E insomma, è stata un bel derby vero, giocato proprio con tutti i sentimenti da parte di tutti i protagonisti, insomma è stato un derby tirato, che la Roma ha vinto meritatamente, perché ha giocato meglio della Lazio, non soltanto perché ha fatto un gol in più, l'ha interpretato meglio sotto l'aspetto tecnico, tattico, temperamentale, si diceva una volta, quindi insomma le chiacchiere devono stare un pochino a zero, ma proprio perché siccome le chiacchiere devono andare a zero, io mi stopperei qui il discorso sul derby. Però mi non abbiamo fatto il pagellon, però vabbè, insomma non... Guarda, che te devo dire, Nainggolan e Perotti nettamente più bravi della Roma insieme a Di Francesco, Dzeko mi è piaciuto tantissimo, sì. Mi è piaciuto tantissimo Fazio, dico la roba, non parlo per tuo rispetto, Riccardo, perché so che eccetera eccetera. Io ne ho parlato invece, mi ho detto anche quando sembra vedersi un pochino di meno, alla fine vai a valutare la prestazione e c'è sempre, è imponente, con quel fisico, e fino al 90esimo sta lì, comunque all'esultanza si è visto che dà la... moderato, se io l'ho visto un po' moderato, esattamente, e questo mi ha fatto riflettere. Devo dire che anche Manolas stava facendo una grande partita, sì. È stato bravissimo, secondo te l'ha sporcata quella cosa,
Diciamo che nelle valutazioni proprio numeriche, quando fai le pagelle qualcosa devi togliere, perché comunque fai un errore grave, che riapre comunque la partita, e devi stare un pochino più attento. Però era una pallaccia quella, Ubaldo? Quella era una pallaccia. Sì, perché c'è stata poi una domanda, tu l'avrai seguita, no? Diciamo, allora Alisson proprio diceva, poteva essere un problema anche dei Kolarov che devo accorciare di più, un problema mio che devo chiamarle e uscire a giocare in tiro, sì. Un problema, non trovavamo, io ho detto vabbè dai, facciamo così, delle volte c'è anche l'avversario che mette dei palloni interessanti, sì, sì, diventa di difficile lettura. Anche fatto la postura stava messo male lì, proprio perché era il primo che... Sì, dai, se poteva far meglio, però dico anche che ha messo una grande palla. Ha messo una grande palla, però se quella palla passa non succede niente. Lì sì, però se tu parli, però comunichi, non c'è nessuno, lascia andare. Una mancata lettura. Come abbassi, e vedi, proprio questo ci fa capire che può essere un'azione stupida, no? Stupida, certo. Però che ti ha portato il rigore alla Lazio. Come abbassi la tensione, un minimo. Esatto. Fate conto, rischi conto. Domani quindi siete aperti? Sì, domani sì. Ok, va bene, allora ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Grazie Riccardo, grazie Ubaldo, grazie Gabriele, grazie. Ciao Mimmo, un abbraccio grande.